corridoio, soprattutto c'è una spiegazione. E allora cominciamo, andiamo con un ordine, diciamo così, regionale, secondo quello che ci è stato dato dalla Commissione, cioè partiamo dal nord per andare verso il sud, ovvero sia con il Piemonte, con il Volley, il Piemonte. Sì. Può giocare così? Non ho
detto niente, quindi non si può. La palomata si è mai presa, perché direi che si può fare. Allora, beh, c'è da dire, siamo in provincia di Venezia, naturalmente voi come veneziane in qualche maniera giocate tra virgolette in casa, quindi è una maggiore responsabilità. Sì, cercheremo di fare meglio e tireremo avanti la bandiera di Venezia. Bandiera, che colore ha la bandiera di Venezia? Lo so. Anche cosa? Dopo? Sotto le zampe? Va bene che sia il Vangelo, ma dai un libro. Anche un libro dirigente del passato, che ho visto prima devono alzarsi in piedi e fare la ora. Eccoli qua, dopo. Eccoli qua, passato, fate una cosa passata. Per Giulia Venezia Giulia. La comunale Chioms. Aiuto! Ciò che mi dà da Giovanna, da Giorgia. Pensavo invece che facessi proprio schifo. Complimenti a voi, ben arrivate qui a Sottomarina. E passiamo all'Emilia Romagna. Adesso lo dovete spiegare. Vinto Bologna! Cioè, tu lo sai che ti ho chiamato soltanto per dire ispirazione di ai loro vinto. Valle Ilice Pallavolo. Ecco, perfetto. Veronica, sì, Ventura. Sono due. Però, non so se sei come cosa che sono arrivati qua, ma come siete alzati? Cioè, io tutto dico. Avete detto che sono sì. Siete svegli? Sì. Andiamo? Siete svegli? Adesso andiamo con via veloci con sempre dalla Emilia Romagna, la città Carpi, la città di Carpi, Modena, Fuorigioco, Modena. Molto molto easy il capitano, quello da spiegare, secondo noi. Ciao, ben arrivato, ci sei? Andiamo avanti con dalle Marche, la KGS Robus tutti in presa. Oh, forza! Però se fai una passeggiata qua, i cammini là che mi sono diversi, sì. Chi sei? Il libro che vanno? No, il libro questo parlo è il sole che è un modo per funzionare. Per me ci sediamo? Bella Moni! La Toscana! La Toscana Nottolini Volley Catalunya! Prego capitano, ma proprio da questa parte. Capitano? Ma Kevin? E giusto per farlo sapere a tutti, sono campioni regionali. Abuania Carrarese, stream, volley stream. Vediamoci capitano. Complimenti anche a voi. Adesso vado un po' a sorteggio, mi fanno le domande prima. Dal Lazio,
Volley No Casal de Pazzi Roma. Ciao, mi chiami? Alice Grazi. Si dice. Ci sono delle certezze, infatti, una di queste certezze che Casal de Pazzi c'è sempre. Dalla Campania, nome, città di Gini. Impatto con il genito, con la provincia di Venezia? È bellissimo, cioè siamo benissimo, è una bellissima città. Sì, d'accordo, già da questo modo. Dalla Puglia, il Volley San Vito. C'è stato un tigere, è andato proprio in crescendo. C'è un po' di tutti gli altri scherzi. Ecco. Dove devo andare a Catania? Marina Brani. Perfetto, devo andare a Catania. Ultima, non ultima, idea dalla Calabria, idea sport a Voglio Castrovilla. Calabria, capitano, non ti andare a salire subito, dai, così andiamo. Calabria, dicevo, come molte altre regioni, come tutte le regioni d'Italia, è una terra bellissima. Ecco, cosa vorresti portare, potendolo fare qui nel Veneto, della tua bella Calabria? Soprattutto una bella prestazione, dove bene, è prodotto tipico, non so, la caratteristica, la cosa. Ecco, capiamo la Calabria. Allora, queste sono le nostre 16 squadre, questo è quello che la pallavolo giovanile ci ha dato per questa finale nazionale. Però manca cosa? Cos'è che manca? Manca la coppa. E noi avevamo pensato di farla portare questa coppa a chi le coppe le ha vinte. Ha già vinto tante in carriera. Sono vice campionesse d'Italia e sono Valentina Fiorin e Carlotta Zanotto. Sono loro che insegneranno oggi, sono loro che insegneranno la storia, la vostra storia, la storia di questa manifestazione, la coppa, che è un po' la sintesi di questa finale, di anno finale. Eccole qua. E direi che a loro faccio ancora un discorso. Valentina e Carlotta. E tra l'altro c'è uno strano, quando si dice corsi e ribossi storici, delle volte non ci si crede. Due anni fa, come sapete, perché il gol c'era già, stata una finale nazionale in cuore di San Ora di Piave, la testimonia era la Valentina. Carlotta invece era il capitano del San Donà, a distanza di un paio d'anni circa, insomma, Carlotta è diventata compagna di squadra in A1 del Moco e con lei ha potuto assaporare anche la gioia di diventare vice campionesse d'Italia. Perché io mi sposto da questa parte, quindi non posso che iniziare con Carlotta, insomma. La gioia e l'emozione di vivere un'esperienza come quella che già Valentina ha vissuto tra l'altro per diversi anni. Credo che quest'anno è stato fantastico, già il primo anno era una grande esperienza, in più vivere una finale nazionale credo che sia il sogno di chiunque e quindi per questo primo anno non potevo chiedere di meglio. Tutti sono rimasti perché chi ha seguito la finale scudetto si ricorderà che la Carlotta è balzata agli onori della prova nazionale perché grazie a un suo improbabile ace, diciamo così, è stata bravissima, è riuscita a portare la squadra a gara 4. Spiegami come ti è arrivato questo pallone, insomma, che più perfetto di così non poteva essere.
credo che il merito sia di tutta la squadra, però ho avuto l'opportunità di fare l'ultimo punto perché Gaspari si è girato verso la panchina e mi fa: te la senti? E ho detto sì, e sono entrato, ho fatto l'inizio. L'hai vissuta poco tempo fa, perché sai da uno, hanno fatto poco tempo fa, è vissuta la grande esperienza di una finale nazionale giovanile, under 18, in questo caso cosa pensi di poter suggerire a quelli che di fatto sono ancora i tuoi colleghi? Beh, intanto auguro a tutte un grande in bocca al lupo, e è un'emozione incredibile anche essere qua da Madrid, diciamo, perché fino a 2 anni fa ero al posto loro e ho vissuto tutte le finali nazionali al meglio, quindi auguro a tutte di prendere tutti i lati positivi di questo, che questa finale può offrire, e di divertirsi anche al di là del risultato finale. La Valentina, che in carriera ha vinto tantissime cose in Italia, ma anche all'estero, in Francia, la Coppa di Francia, gli studi in Francia, ha avuto l'esperienza anche cinese o giapponese? Cinese, giusto? Giapponese. Poi è tornata qui alla Spes, ex Spes, adesso di nuovo Volde, insomma, ci sei arrivata tanto così. L'emozione comunque di portare la tua esperienza, le tue potenzialità in una squadra giovanissima come quella del Monaco. Beh, è stato bellissimo, io forse, anzi, senza forse, è stato l'anno più bello che ho avuto in Italia, insomma, nel campionato italiano. Siamo partiti in sordina, dovevamo fare un campionato tranquillo, però poi penso che la mala chimica fra di noi sia stato l'ingrediente segreto, diciamo, e quindi abbiamo avuto un finale di stagione perfetto, quasi, non potevamo chiedere di più. E niente, insomma, sono contenta perché comunque siamo tutte cresciute, anche io, è un'esperienza che mi porto nel mio bagaglio, e insomma è stato molto bello. E tu di palazzetti ne hai passati tanti e anche hai fatto parte, hai passato anni importanti, però oltre 5.000 persone a partita penso sia stata un'emozione anche per te. Sì, ecco, diciamo che dei numeri così li ho vissuti solo con la nazionale, insomma, quando giocavamo sia in Italia che anche in giro per il mondo. Vedere un palaverde così pieno, c'era veramente tanta gente che dovevamo lasciarli fuori, veramente. È stata una cosa bellissima, specie nell'ultima partita, quando, insomma, nonostante abbiamo perso, i nostri tifosi hanno continuato a cantare per noi, a sostenerci, e è stata un'emozione unica. Avete continuato il tuo film con la nazionale, perché è stata proprio recente la convocazione per lo stage del 3 giugno. Complimenti ancora, allora vi accomodate, poi ci aiuterete con l'estrazione. Sì, poi facciamo dare anche quelle, o vediamo subito. Facciamo indossare adesso le magliette? No, facciamo dopo, perché adesso noi ci siamo un po' dilungati in questa prima parte, perché era giusto che, se no, è inutile dire che voi siete i protagonisti e poi magari vi facciamo passare per un altro sito, che è stato eccezionale, bravissimo. Quindi io direi di chiamare qui sul palco l'assessore allo sport del comune di Chioggia, per portare la nostra Marcisa Ginocchio, che proprio durante la presentazione della Volley in Gloria si era anche lui preso un po' di impegno di poter... No, di là, in mezzo alla Volley. Ecco qua. Assessore, benvenuto. Nessun curso. Sì, grazie, ma ti ricordavi prima che ci eravamo preso di impegno quando abbiamo presentato il Volley in Gloria, che nasce dalla fusione di 3 società. Ci eravamo presi l'impegno di riportare il Volley Chioggiotto ad altri livelli. Io credo che la manifestazione di oggi sia un esempio di come si può lavorare bene se si lavora insieme a Gino. Noi abbiamo fatto per questa operazione un'operazione sinergica importante con il Volley Gloria, che ci ha sostenuto, che ci ha proposto l'iniziativa, e con la FIFA, che ha avuto un ruolo eccezionale anche dal punto di vista organizzativo per tutto quello che c'è dietro a un'iniziativa di questo tipo, che parte 4 mesi fa, non è una cosa che parte oggi e si risolve in una settimana. C'è un lavoro notevole dietro, quindi il mio ringraziamento va in particolar modo al Volley Chioggia e alla FIPAV, che ha avuto un ruolo importantissimo. Ringrazio Gianfranco Formentini,
che è stato veramente eccezionale di tutto, e speriamo che questo sia un punto di partenza per avere altri finali e fare in modo che Chioggia, questa splendida città, che spero in qualche modo di visitare in questi giorni, non è stata sempre chiusa nelle palestre e nei palazzetti, ma girate, perché vale effettivamente la pena di girare in questa splendida città, che la città nostra possa ospitare altri eventi importanti della pallavolo e della nazionale. Allora, siamo venuti alla presentazione del campionato Under 16 femminile nazionale, che si svolgerà proprio nella nostra città il 30, 31 maggio, 1 e 2 di giugno nelle varie palestre di Chioggia Sette Marine. E a fare gli onori di casa c'era il sindaco Giuseppe Adesso. Senz'altro è stata un'occasione, ed è un'occasione che questa stagione è importantissima per Chioggia, perché ospita la finale nazionale Under 16 femminile, quindi insomma tutte le finali nazionali sono cose importantissime perché pongono Chioggia sulla ribalta dell'intera nazione. È un'occasione bellissima, io non posso che ringraziare la FIPAV che ha scelto Chioggia per che sia la sede di questa finale nazionale, non posso che ringraziare il Volley Chioggia e l'assessore Girotto che si è molto impegnato perché questo evento potesse realizzarsi e tutti coloro i quali hanno collaborato affinché si potesse questa mattina inaugurare un evento di così grande rilievo per Chioggia. Ho invitato le ragazze, gli accompagnatori, i genitori a visitare la nostra città, già qualcuna di loro ha detto che evidentemente è arrivata ieri sera, che ha avuto l'opportunità di fare una passeggiata per Chioggia, è bellissimo così come tutti sappiamo, speriamo che possa diventare ancora di più. Sono convinto saranno 3 giorni di festa, di gioia, così come è normale per tutti gli eventi di sport. Il sport è festa e gioia, e siamo convinti che sarà così anche in questa occasione. Di motivazioni, tra l'altro, in questo fine settimana per visitare la nostra città ce ne sono parecchie, il lavoro di Venturieri, carregate di 2 porti della navale. Ma torniamo a parlare di pallavolo, ma soprattutto di palazzetto dello sport, perché noi abbiamo fatto un'anticipazione ancora una decina di giorni fa, sembra che siano arrivati questi soldi, stiano arrivando questi soldi per l'ultimazione del palazzetto. Ma sembra di sì, adesso è chiaro che attendiamo che tutto venga formalizzato e confidiamo che si possa... Ci possiamo dare dei tempi, ecco. Sui tempi insomma verifichiamo, io sono sempre molto prudente per quanto riguarda i tempi perché... insomma quando vengono annunciati di questi tempi è assolutamente complesso che ci siano risposte adeguate, ecco, e conformi a quanto viene dichiarato. Penso solo alle attese che abbiamo rispetto alle risorse che debbono arrivare da Roma per quanto riguarda i soldi di legge speciale, risorse che attendiamo dal luglio 2011, in quel contesto si diceva sarebbe stato indispensabile un solo mese perché arrivassero in cassa nel comune di Chioggia, le attendiamo ancora, quindi di questi tempi è giusto essere prudenti rispetto all'indicazione di tempistiche varie, insomma. Comunque io confido che prima possibile anche questa realtà possa essere prudenti ma fiduciosi. Ma sempre fiduciosi, io credo che nonostante le difficoltà assolute nelle quali ci stiamo muovendo, io credo che la fiducia e l'ottimismo ci debbano essere sempre. Io sono sempre sereno e ottimista e confido che i tempi futuri possano essere migliori di quello attuale. Grazie. A voi.